L'istante della rivolta determina la fulminea autorealizzazione e oggettivazione di sé quale parte di una collettività. Lo spazio individuale di ciascuno, dominato dai propri simboli personali, il rifugio al tempo storico che ciascuno ritrova nella propria mitologia e nella propria mitologia individuale, si ampliano divenendo lo spazio simbolico comune a un'intera collettività. Il rifugio del tempo storico in cui un'intera collettività trova scampo. Si può amare una città, si possono riconoscere le sue case e le sue strade nelle proprie memorie più remote e segrete, ma solo nell'ora della rivolta la città è sentita veramente come l'autre lieu e al tempo stesso come la propria città. Propria poiché dell'io e al tempo stesso degli altri. Propria poiché è campo di una battaglia che si è scelta e che la collettività ha scelto. Propria perché spazio circoscritto in cui il tempo storico è sospeso, in cui ogni atto vale di per se stesso, nelle sue conseguenze immediate. Ci si appropria di una città fuggendo o avanzando nell'alternarsi delle cariche, molto più che giocando da bambini per le sue strade o passeggiandovi più tardi con una ragazza. Nell'ora della rivolta non si è più soli nella città.